Vedo Claudio Borghi, buongiorno, sono sempre incerto se dire della Lega Nord o di noi con Salvini. Lega Nord. Lega Nord, Lega Nord, perfetto. Allora, No, non è che noi con Salvini, mi dispiace, però il responsabile economico di noi con Salvini è Armando Siri. Io sono il Ok, responsabile economico della Lega Nord. perfetto, abbiamo messo i puntini su lei. Visto nell'ottica della Lega Nord, quest'autunno come sarà? Ah, io spero che quest'autunno, ma insomma, per me è sempre il mese successivo quello in cui spero questa cosa e fino adesso non sono stato accontentato, si inizia a parlare delle vere cause del nostro declino, perché fino adesso ci stiamo raccontando delle comode bugie, ma ci stiamo raccontando delle comode bugie da troppo tempo. E allora a quel punto uno dovrebbe sperare di arrivare finalmente al punto in cui si parla del perché solo noi non cresciamo, perché la narrazione della crisi mondiale è falsa. Ancora adesso ho sentito la crisi mondiale dal 2008, ma non è vero, non è vero, senatore. Dal 2008, vale a dire da quando è iniziata la crisi. Gli Stati Uniti, che erano proprio la culla di quella crisi, perché ricordate che la crisi del 2008 è esplosa per il debito subprime americano, no? Ecco, gli Stati Uniti sono andati in crescita costante, ma in crescita costante anche sostenuta. E anche tutto il resto del mondo, più o meno, ha avuto una crescita molto forte. All'interno dell'Europa si sono aperte delle grosse divergenze. Vale a dire, alcuni paesi crescono e crescono anche in maniera consistente da un po' di tempo, altri invece no. All'interno dell'Europa, quindi stringendo l'analisi, quelli che crescono stranamente sono quelli che non hanno l'euro. Anche qui basta, non mi sto inventando niente, basta vedere i dati, la differenza fra Gran Bretagna, Ungheria, per dire paesi diversi, perché sennò poi uno può sempre dire ma questo qui sì, questo qua no, e l'Italia è evidente. All'interno dei paesi deboli, diciamo così, dell'area euro, quelli più penalizzati dalla moneta unica, adesso ne vediamo qualcuno che cresce. E altri, noi, nello specifico, sempre noi, che andiamo male. Concentriamoci su questa differenza, così almeno smantelliamo delle altre balle. Vale a dire, la Spagna, per esempio, la Spagna non ha un governo da un po' di tempo. Siamo ormai quasi a un anno. La Spagna cresce, l'Italia no. Quindi non ci raccontiamo che sono le riforme che ci stanno, che possono salvarci o cose di questo tipo o che la crescita dipende da quello. Perché se la Spagna, che non ha un governo, cresce e noi invece non cresciamo, viene da pensare che quello che sta facendo il governo è dannoso, non è positivo invece per l'economia. E poi chiudo, andiamo a trovare la risposta del perché la Spagna cresce e l'Italia no. Se voi quel grafichino che avete dietro in infografica, vale a dire del deficit italiano, lo sostituite con quello spagnolo, vedete che la Spagna sta facendo molto semplicemente deficit. Rajoy ha abbassato le tasse, dopodiché se n'è andato. Il risultato è che la Spagna fa deficit circa nell'ordine del 5-6% del rispetto al PIL ogni anno ed è quello che gli dà la crescita. Anche qui non sono numeri non particolarmente confutabili. Allora, se ci va di raccontare del fatto di quanto ci pesa l'euro, di quanto ci pesa l'austerità, di quanto ci pesa non spendere in condizioni di recessione, allora siamo pronti a ogni tavolo. Io sono qua, ci mettiamo lì e ci mettiamo a discutere su come venirne fuori dalla crisi, altrimenti continuiamo a dirci balle. La posizione anti-euro di Borghi è chiara. Nessuno mi ha ancora spiegato che cosa accadrà il giorno in cui dovessimo uscire dall'euro, quali Perché non sarebbero, me l'ha per esempio, le chiesto? conseguenze sul nostro debito Lo sa pubblico. lui. Noi abbiamo, sì, non glielo ho Viene chiesto, ma convertito dubito nella che lei nuova mi valuta. possa dare una risposta. Guardi, sì, ho un mio Beh, libretto, volevo cioè, se sapere lei come cerca un va. libretto, se lo scarica, lo può leggere. Ma i nostri Istruzioni debiti per rimangono in l'uso. euro.
No, i nostri debiti non è vero che rimangono in euro. Borghi, aspettiamo. Come se in Europa un certo numero di uomini politici sono riusciti a creare la leggenda dell'euro cattivo da cui dipendono tutti i nostri mali. Allora, diritto di replica, veramente le do 30 secondi, Borghi. Vede, io ho sempre visto un sacco di leggende. L'ultima a cui ha partecipato attivamente l'ambasciatore romano, per esempio, era quella dei disastri post-Brexit. Io, attento lettore del Corriere della Sera, vedevo i suoi commenti che anticipavano, in caso di vittoria del no, disastro e disperazione. Ora vediamo che in Inghilterra sono ancora tutti vivi e quindi forse qualcun altro le sta raccontando queste leggende. Per quello che riguarda il debito pubblico è molto semplice, il debito pubblico è tutto in legislazione italiana. Chi ha sottoscritto il debito italiano ne è conscio. Perché così come quello che non è successo ai risparmiatori dell'Etruria, perché lì non c'era rischio bail-in, invece è molto chiaramente scritto su un prospetto di un debito italiano che è sotto legislazione italiana. Quindi nel momento stesso in cui noi riprendiamo la nostra valuta nazionale, viene cambiato il valore del debito, esattamente come non era rimasto in lire i debiti che erano al momento in cui noi siamo entrati nell'euro. Le valute si cambiano e si ridenominano. Se per caso qualcuno avrà una valuta che si rivaluterà nei confronti della nostra moneta, peccato, ma è una sua scelta di investimento e non si lamenta, così come non si è lamentato del fatto che gli investimenti in sterline in questo momento siano scesi a seguito della Brexit. Per quanto riguarda fuori dall'euro, Borghi avrà scritto il suo libretto. È uscito un poderoso libro dedicato all'euro da poco del premio Nobel Stiglitz. Nonostante le centinaia di pagine, Stiglitz non riesce a spiegare quello che per lui è una, diciamo, parziale uscita dall'euro, cioè la costruzione di 2 euro. Non riesce a spiegare quello che l'ambasciatore romano adesso ha citato, come si trattano i debiti in euro dei paesi che in qualche maniera escono. Lo so che sono problemi difficili, Borghi, e lei in un libretto un po' difficilmente ci può convincere che ha trovato una soluzione. Il libretto è divulgativo, se vuoi. Il libretto sì, è divulgativo. Ma certo. Le posso però in qualche modo invitare a leggere. Se vuole le posso parlare poderoso, nel dettaglio. Ma poi abbiamo un problema finanziario importantissimo, che è il problema delle banche e in particolare il problema del Monte dei Paschi di Siena. Quindi un problema politico, economico, finanziario che di certo impensierisce parecchio il governo di Matteo Renzi, che deve in qualche modo intervenire. In tutto questo si tenta di andare all'Unione Europea chiedendo maggiore flessibilità sia per i conti pubblici sia, secondo me, poi per le banche si riproporrà il tema, in particolare per il Monte dei Paschi si riproporrà il tema già visto nei mesi scorsi, in cui si chiederà una maggiore flessibilità. Sarà da vedere se sarà ottenuta oppure no, dipenderà molto dall'esito dell'aumento di capitale e quindi di certo si preannuncia un autunno più che mai movimentato e vedremo insomma dove si andrà a parare. E qui vedo Borghi che, quando Carlotta Scozza le ha parlato del Monte dei Paschi, ha avuto un sussulto sulla sedia. So che è una grande passione di sì, Borghi, no, il Monte dei Paschi. Passione, tra parentesi, vero. Così, ma certo, la Carlotta che mi conosce lo sa. Ci conosciamo, sì. Lo sa che è un chiodo certo. Fisso perché di base io tendo a guardare le grosse cifre. Cioè, è inutile che noi magari andiamo a parlare di pochi milioni o degli stipendi di questo o quell'altro dirigente, perché sembra che tutto ruoti intorno a quanto guadagna Marra o Frongia o chi per esso, no? In questo momento in Consiglio Comunale a Roma, quando c'è una piccola pillolina da 17 miliardi che è stato il pagamento del Monte Paschi per Anton Veneta, che ancora non ha papà, cioè non si capisce chi l'ha ordinato, chi l'ha consentito, e non c'è ancora nessuno in prigione per aver pagato 17 miliardi una cosa che non valeva nulla. Soprattutto ritorniamo prima ai paralleli Italia-Spagna, ricordiamo che questi 17 miliardi che hanno incenerito la più antica banca del mondo sono andati in Spagna, al Santander.
Infatti in questo momento Santander non ha nessun problema, e certo, se noi trasferiamo 17 miliardi da uno all'altro, poi dopo qualcosa succede. A settembre ci sarà, così aggiungiamo l'autunno caldo, a settembre ci sarà la presentazione della relazione della commissione d'inchiesta regionale a cui ho partecipato sul Monte dei Paschi, e la relazione, che ho ovviamente partecipato a scrivere anch'io, è passata con l'astensione del voto del Partito Democratico. Quindi ci sarà da leggere, ci saranno cose molto molto interessanti. È come dice il ministro dell'economia Padoan, vale a dire, le riforme costituzionali sono un tonico, fanno bene all'economia? Ma allora dovremmo essere tonicissimi, perché io da quando seguo l'economia che vedo riforme, Qui parliamo di riforme costituzionali, però non di riforme tu cure. Sì, per carità, ne abbiamo viste tante anche di riforme costituzionali. Abbiamo visto la riforma del titolo quinto, abbiamo visto l'abolizione dell'immunità parlamentare, abbiamo visto tante cose. Cioè, se noi prendiamo un giornale, scelga lei l'anno, lo apre, ma può essere dal 1954 al 1997 e così via, lo apre e c'è sempre qualche governo che fa le riforme. Quindi se dovessero essere le riforme che ci fanno crescere, saremmo riformatissimi. Io non lo so, ma può essere che ci sia una correlazione fra il nostro sistema istituzionale e la performance economica. Mi sembra strano che col nostro sistema costituzionale, che evidentemente è l'origine dei nostri mali, ci sono stati lunghi periodi nella storia in cui l'Italia cresceva e cresceva fortemente. Per cui io non lo so, può anche essere che sia così, però io non vedo nel bicameralismo perfetto un freno per particolare per la crescita, perché dovremmo concludere che non siamo mai cresciuti, mentre invece si cresceva e come in altri periodi. Ci sono stati periodi di boom, ci sono stati periodi in cui l'Italia era fra le prime potenze industriali del mondo, dove cresceva anche più di altri paesi, magari forse primi della classe non siamo mai stati. D'altra parte non è che si può pretendere che in una gara si arrivi sempre primi, tutti gli atleti partecipano, giocano per partecipare, non tutti vincono, perché sennò altrimenti purtroppo non abbiamo le risorse naturali degli Stati Uniti, della Russia, non abbiamo la logistica o l'apparato industriale della Germania. Siamo un paese diviso, siamo un paese che ha caratteristiche molto diverse fra nord e sud, che forse dovrebbe essere uno dei temi che occupi la nostra testa più del bicameralismo perfetto. Però, ripeto, se ci fa piacere credere, e questo è un altro degli altri falsi scopi, che con le riforme cresceremo, benissimo, ma non è così purtroppo. E soprattutto io vorrei dire una cosa in merito a questa riforma nello specifico. Una Costituzione deve essere leggibile. Una Costituzione deve essere possibilmente letta e spiegata dalle elementari in avanti. Io posso anche essere d'accordo che ci sono alcune cose nella nostra Costituzione che non mi piacciono, ma scritta con i piedi, come è scritta quella di questa riforma, dove basta guardare l'articolo 70, per esempio, o similari, che è totalmente illeggibile, diventa una farsa. La nostra Costituzione deve essere leggibile. Questa che viene fuori dalla riforma che si pensa di far passare è illeggibile. Non ci deve essere rimando al comma 2 del punto 3 dell'articolo 7, cose di questo tipo, dentro in un articolo della Costituzione. E invece questo è tutto così. È assolutamente vero. Il nesso stabilità, efficacia delle istituzioni, crescita economica, non è un'ipotesi, è una ormai robusto legame che dimostra la possibilità di contribuire alla crescita di un paese anche in qualche modo riformando e migliorando il suo assetto istituzionale. Ma mi perdoni, scusi, se mi permetto di... No, non mi guardi così. No, ma lei si permette sempre di interrompere, quindi sono abituato... Ho aspettato che terminasse. Al suo modo di interloquire, prego, no, diga pure. Senatore, ho aspettato che terminasse. No, guardi, ma prima non l'ha fatto, mi dica.
Ma me ne scuso. Ma per carità, l'ho detto, comunque, sono abituato. In questo caso ha visto, ho aspettato che terminasse. Sì, sì, è riuscito a tenersi. Ogni tanto ce la faccio. No, però volevo dire, avete fatto qualche confronto, per esempio, fra cos'era la performance italiana quando magari venivano cambiati tante volte governi? Vi ricordate che era una pessima abitudine italiana quella di cambiare costantemente governi? E poi dopo l'attuale più o meno stabilità, insomma, con qualche eccezione, le legislature arrivano più o meno in fondo, con qualche cambio in corsa, ma altrimenti, insomma, c'è sicuramente una maggior stabilità del passato. Eppure non mi sembra che andiamo particolarmente meglio, e ripeto, poi ci sono alcuni casi, come per esempio la Spagna, che erano, fino a un po' di tempo fa erano considerati dei modelli, dove evidentemente se adesso si va alla terza elezione, probabilmente in un anno o qualcosa del genere, evidentemente tanto stabili e tanto meravigliosi non sono, no? Eppure, come ho detto, con il governo stabile, quello di Zapatero, che era uno dei vostri idoli, la Spagna si è scavata la fossa, adesso senza governo va un po' meglio, ecco, per carità. Quindi non lo so, cioè, è indubbio che non sto teorizzando che ci vuole un governo instabile per andare bene. Un governo stabile fa piacere a tutti, ma non è che viene fuori dal bicameralismo perfetto o meno un governo stabile o meno. Sa che cos'è stata la riforma che ha consentito di arrivare in fondo alle legislature? Quella di legare la pensione dei parlamentari non più a un giorno di servizio, ma all'intera legislatura. A quel punto vedete che i parlamentari sono diventati istantaneamente molto ubbidienti e votavano qualsiasi cosa, no, pur di arrivare in fondo. Prima bastava fare un giorno da parlamentare, poi dopo il vitalizio era assicurato, te credo che si facevano le elezioni ogni due minuti, ma ha poco a che fare con riforma costituzionale, è una cosa del genere. Borghi, grazie. Borghi. Allora. No, aspetti un attimo perché ho visto che lei era particolarmente scorato, però la vorrei tirare un attimo su. Allora, Renzi ha risposto alla sua domanda sul perché non si può fare come la Spagna, ha sentito. E quello volevo dire. Ecco, però adesso le vorrei far sentire anche qual è l'opinione di Renzi sulla crescita. Questa breve clip e poi do la parola a lei. Il 2016 si chiuderà meglio del 2015, che si è chiuso meglio del 2014, che si è chiuso meglio del 2013, che si è chiuso meglio del 2012. Questo è un dato di fatto inoppugnabile, che anche i dati di oggi confermano, con la crescita acquisita nel primo semestre dello 0,7. Dopodiché non ho bisogno di nessun sondaggio per dire che questo meglio non basta. Borghi. Allora, cominciamo con micro inciso, cioè ho sentito il senatore parlare della riforma delle banche, della riforma dell'industria. Ecco, una delle riforme delle banche l'abbiamo già vista, si chiama bail-in e ha incenerito la fiducia degli italiani nei confronti dei propri risparmi, nei confronti delle banche. Però questa è una misura europea che ha chiesto la Commissione europea. Appunto, cosa fa? Se l'Unione Europea ci dice di buttarci dalla finestra, noi ci buttiamo dalla finestra. Se dice di sacrificare i primogeniti, noi glieli portiamo giù livi sull'altare. Cioè, a un certo punto uno dovrebbe anche capire, tenuto presente che tanto in ogni caso, se per caso fossero nei guai i risparmiatori tedeschi, sappiamo benissimo che loro le regole le buttano dalla finestra, così come hanno sempre fatto. Quindi non capisco perché dobbiamo seguire l'Europa in regole suicide che adesso, ripeto, ci sono un po' di risparmiatori che magari aspettano ancora qualche risposta. Detto questo, torniamo al punto che mi sembra simpatico. Abbiamo citato la Spagna, abbiamo detto che fa deficit, evidentemente ho scoperto quindi con gioia che il nostro presidente lo sa che la Spagna fa deficit e quindi cresce. E dice: se noi potessimo fare deficit, cresceremmo. Però poi dopo non si capisce come mai c'è un non sequitur, no? E dice: però non possiamo farlo, quindi leggi, non possiamo crescere perché abbiamo il debito. Ora, a parte che anche la Spagna c'è il 100% di debito PIL, però io invito, è mattina, magari qualcuno ha sotto mano una calcolatrice o un telefono, basta con un'app che fa la calcolatrice, no? Allora, facciamo questo giochino. In questo momento il nostro debito è il 130% del PIL,
Di più. Sbaglio. Di più. Quindi, cioè, vabbè, facciamo 130 per farlo facile come, come conto. Allora, diciamo attento 130. Che abbiamo sì, l'amico dell'Istat qua che... No, ma mi spero di trovarne conforto dall'amico dell'Istat. Allora, noi abbiamo 130 su 100, è una frazione, magari facciamoci aiutare dai bambini, figli che hanno, che fanno le medie, cose di questo tipo. 130 su 100 è 1,3. Il rapporto. Se noi supponiamo di spendere, facciamo per gioco, spendiamo 5% di PIL in più, allora essendo che, come ci ha detto il nostro amico dell'Istat, è una componente della domanda ed è una componente del PIL, la spesa, se noi facessimo questo gioco, viene fuori che il debito diventa 135 e il PIL diventa 105. Facciamo la divisione e vediamo un po' se il debito PIL è salito o sceso, no? Allora facciamo 135, lo sto facendo io in diretta, è diviso 105 e magicamente invece di 1,3, no? Il rapporto è sceso perché siamo andati a 1,285. Quindi evidentemente dire che non si può crescere via deficit perché c'è il debito è una scemenza. Perché se noi crescessimo, comanda il denominatore, vale a dire la crescita del PIL, è quella che fa abbattere lo stock del debito, non il contrario. Ora, perché noi non possiamo fare questa cosa qua? La verità è solo una. Perché se noi mettessimo in circolo tanto denaro, con detassazioni, oppure con spesa pubblica o cose di questo tipo, che cos'è che esploderebbe così come è successo nella prima parte dell'euro? Esploderebbe il disavanzo commerciale, vale a dire se noi mettessimo, e lo sa benissimo il professore, il senatore del PD, perché qualcosa sui disavanzi commerciali all'interno dell'area euro lui ne conosce perché ne ha scritto. Ora, dall'interno dell'area euro, nel momento stesso in cui noi mettessimo in circolo soldi, dato che abbiamo una moneta sbagliata per la nostra economia, noi compreremmo beni stranieri. Cioè, se un italiano gli dà in mano dei soldi, questo comprerà un frigorifero tedesco, perché gli conviene in questo momento. Se la Germania avesse il suo marco, invece, non gli converrebbe comprare un frigorifero tedesco, ne comprerebbe uno fatto in Italia e risolveremmo il problema della disoccupazione. Allora, poi adesso chiudo. O noi prendiamo il toro per le corna prendiamo atto che il problema è questo, oppure, ripeto, come ho detto all'inizio, racconteremo delle balle, perché se io apro ogni giorno i giornali di tutto il mondo, basta leggere quelli inglesi, francesi, no, non i nostri, leggiamo gli altri e ci dicono come spiegazione delle migliori o peggiori performance di questa o quell'economia l'oscillazione del cambio, allora o tutti delirano e il cambio non serve a niente, questi stanno semplicemente dicendo delle cose assurde, oppure il cambio per la performance economica, il cambio della moneta, conta, e se noi abbiamo una moneta sbagliata, evidentemente poi non dobbiamo cercare altrove per le cause della nostra del nostro problema.